da fare, dottore, se n'è andata. Mia moglie ha sbattuto la porta e se n'è andata. Dice che la tradisco col Tetris, che non facciamo più l'amore perché io adesso mi diverto in un altro modo, ecco. Ma pensi te che discorsi, ma no, ma insomma... Alla sera, quando torno a casa da lavoro, sono stanco e... Sì, gioco qualche attimo Tetris, generalmente quelle 7-5... Quelle ore, insomma, qualche oretta, insomma. E lei dice, ecco, m'hai tradito, guardalo lì, come si diverte lui. Lo sai cosa stai facendo? Stai sublimando l'atto sessuale. L'ho letto su Donna Moderna che il maschio che gioca in castri in realtà sublima l'atto sessuale. Oh, signor l'atto sessuale. Ma sarà mica perché anche lei non mi voleva più da tanto tempo. E mica l'ho tradita... Ma con le sue amichette, con nessuno, guardi. Io passo la serata così, non faccio mica niente di male a nessuno. Cosa dice, dottore? Sono grave? Dovrei invece tradirla, così capisce che differenza c'è fra un gioco di incastro e un gioco di corna. Ecco, non si dice, vero, dottore? Lei cosa mi consiglia? Ma vedo che anche lei comunque non mi sta ascoltando. Dottore, cosa sta facendo? Dottore? Ah, che bella partita. Dottore, facciamo una partita doppia. Si può giocare in doppio Tetris. Le pago lo stesso la seduta, stia tranquillo, non lo dico a nessuno. Wow, anche, guarda, i cubetti sono la mia passione, perché sono proprio perfettamente quadrati. Sa che io sono un precisino e mi piacciono le cose perfette, quindi... Ecco, guardi. Ecco, dottore, sposti un pochino più in là. Bravo, dottore, bravo. Ecco, così... Ma dottore, lei è sposato? Sua moglie cosa dice? Ah, sua moglie... sua moglie l'ha proprio lasciato anche lei in tronco, è fuggita pure lei. Ma queste donne, guardi, non so cosa dire. È meglio che giochiamo fra di noi, dottore, si gioca meglio. Si fidi. Mi racconti un po' l'ultimo sogno che ha fatto? Com'è? Non vuole raccontarmeli? Ma dottore, non abbia nessun pudore, questo è uno spazio protetto. Non le succederà niente, ma certamente, ma dottore, ma ci mancherebbe. Però il suo Tetris è bello, guarda che bei colori brillanti. Il mio non è così bello, io ho un vecchio Tetris a casa, scassato. Magari la sera ci vediamo fra di noi, dottore, giochiamo a Tetris, cosa dice? Ma sì, tanto quelle zoccole sono andate via e vadano pure. E noi ci divertiamo col Tetris, eh? La vedo d'accordo, dottore. Vedo che si sta emozionando. Ci vorrebbe un cubetto. Non ci sono cubetti. Mi spiace. Sì, quello va bene anche lì. Penso di sì. Sì, certo che ai tempi di Freud queste cose non c'erano ancora. Infatti Freud ha sublimato in un altro modo. E noi giochiamo a Tetris. Va bene, dottore. A che ora ci vediamo stasera? Alle 21. Benissimo.